Buonasera a tutti i nostri cari amici di DTV. Ciao Maurizio. Ciao Frida. Questa siamo sera qua. Presento io, perché tu sei un po' molesto. Molesto no. Se dici che sono un po' monello, ci può stare. Un po' monello, benissimo. Presenti questa sera, cara Frida? Siamo questa sera con il nostro caro amico Medardo Resta. Anche lui un caro amico, i cari amici di Frida, benissimo. Non so se si ricordano i nostri amici a casa, che era con noi anche la puntata scorsa. Ecco, che attività svolge lui? Qual è il suo dono? Vediamo se ti ricordi, visto che presenti tu. Allora, vediamo, Medardo, come si definisce lei? Medardo, sai che non ci sente molto. Come si definisce lei? Perché lui è un emanuense. È un emanuense. Giusto? Colà. Bravo, Medardo. Complimenti perché... No, le spiego, Medardo. Adesso io le parlo vicino perché lei ha bisogno di avere l'amplificatore. Lei voleva presentarla, ma non si ricordava che lei è un emanuense. Esatto. Io volevo dirle che, invece, che spesso danno dello scribacchino. Che differenza c'è tra un emanuense e uno scribacchino? Guarda che non è talebano, è italiano, basta che parli un po' più forte. Parlo capisci? Forte così. Allora, lo scribacchino o caligro, questi qui praticamente andando indietro nella storia, sarebbero stati gli scriba. E allora, arriviamo fra la differenza così ci capiamo meglio, fra scriba e emanuense. Allora, lo scriba era quello della piazza, che andava in piazza, e si faceva pagare, e come veniva, scriveva, perché lui aveva bisogno di soldi e l'analfabetismo era grande. Gli emanuensi invece erano i monaci, frati benedettini, che scrivevano gratuitamente in convento, veramente com'è il gotico antico. Come scrive lei, che è il vero gotico antico. Esatto, e questo gotico che io scrivo, perché parlare è facile, fare con le mani è proprio difficile. Questo gotico si trova alla Biblioteca Malatestiana di Cesena, Monte Cassino, San Benedetto Po, Ginevra e a Monaco. Io ho avuto la fortuna di vedere dove scrivevano a Cesena nella biblioteca Malatestiana, ho avuto di vedere dove questi emanuensi... È uguale a questo qui, basta dire che quei libroni una volta si andava dentro e uno li sfogliava, che voleva fare. Adesso invece quei libroni incatenati li hanno riservati, che vederli ci vuole... Perché? E poi mi è stato detto che era stata portata via una pagina, poi è stata trovata in Inghilterra e l'hanno riportata di nuovo lì. Sai Maurizio, dopo sarebbe piacevole anche sapere la storia poi della Biro. Dopo sentiamo, perché è importante sapere questo percorso. Pensate, poi vi lascio, che se uno va a vedere la storia da quando l'uomo ha incominciato a fare bla bla, mettere un segno, l'invenzione dell'alfabeto, tutti i passaggi dalla pergamena, al papiro, alla carta, inchiostro, penna, pennino, penna d'oca, calamo, biro, penna stilografica, ma questi passaggi dopo ne guardiamo un paio. Vado avanti. Cosa scrive adesso? Faccio di nuovo. Fa di nuovo una dedica a noi. Bene, allora detto questo, Frida, dai, vai pure avanti. Cosa c'è adesso di bello? Mi piace questa sera dove tu prendi l'iniziativa. Cambiamo un pochettino. Peccato che vabbè, poi diremo. Cosa diremo? Secondo momento. Cosa? Di. Che tu non hai studiato per quello che presento io. È vero, io so tutto, ti sto solamente controllando dall'alto. Siamo con Marco, col nostro caro avvocato Marco Minoccheri. Avvocato, buonasera, ben trovato. Sai che cosa pensavo? Che l'altra volta, quando sei stato qua in studio con noi, non ci hai detto la frase in latinum. Ci è mancata un pochettino questo tuo latinum perfetto. Anche per Francesco non ci ha illuminato. È vero, no, beh, Francesco. Guardate, oggi parliamo in inglese, va bene? No, inglese no. Parliamo di Alternative Dispute Resolution. Yes. All right. Bene. Accordi di negoziazione assistita. No, allora ti spiego perché ho voluto parlare di questo, perché è stato introdotto comunque una legge a novembre del 2014 che prevede questa nuova tipologia sostanzialmente di risoluzione delle controversie alternativa al giudizio. Cioè, tu sai qual è il problema della giustizia italiana oggi? No, te lo dico io. No. Non è quello che marea di cause. Ah, ok, sì, beh, credo. Cause lunghe e uno dei più grandi obiettivi e anzi incentivi è quello di cercare di risolvere le controversie al di fuori delle cause, cioè prima di arrivare in causa. Okay. Allora tu sai che c'è stata la mediazione, no? Sì. Alcuni procedimenti comunque prima di andare in causa devono essere sottoposti a mediazione. Però aveva un costo anche di un certo tipo, no? Questa mediazione. Certo. Allora cosa succede? Con questa legge
il legislatore, quindi il Parlamento, ha detto troviamo un altro sistema per provare a risolvere le cause in maniera alternativa alla controversia giudiziale e ha introdotto questo appunto accordi di negoziazione assistita, cioè tutti coloro che avranno una causa dovranno essere informati dal proprio avvocato che c'è questa possibilità, cioè di stipulare un accordo di negoziazione assistita. In che cosa consiste? Perfetto. Questo accordo sostanzialmente comunque è previsto come obbligatorio dalla legge per tutte quante le controversie che siano fino a 50.000 euro. Ok? E per altre questioni relative ad assicurazioni comunque sui veicoli natanti. Però è una bella fetta quindi di controversie. Quindi tutte le volte che tu hai una controversia, prima di fare la causa, devi fare in maniera tale che il tuo avvocato e l'avvocato della controparte si incontrino e incomincino a discutere su come risolvere questa controversia. Perché sennò tante volte si parte, si va in causa e tutto si allunga, i costi, tutto. I tempi, qui si cerca di risolvere prima anche tavolino. La conflittualità. Sì, esatto. Questa situazione però è molto, secondo me, interessante, a patto che comunque ci siano anche degli avvocati di polso. Perché? Perché ovviamente comunque tutte quante le possibilità di risolvere le controversie comunque prima di entrare in causa ci sono provate, no? Chiaro, comunque, certo. Però perché delle volte si arena tutto? Perché prima della causa, chiaramente cosa succede? Ciascun cliente vuole aver ragione, l'altra parte vuole aver ragione, quindi la mediazione chi la può fare? Un avvocato. Ovvio. Se un avvocato non ha il polso di tenere testa al cliente dicendo guarda che le tue richieste sono assurde, perché tante volte arrivano dei clienti perfettamente. Ecco allora che comunque alla fine salta un po' tutto evidentemente, però è molto interessante invece questa situazione perché obiettivamente pone le parti a un tavolo, le parti devono chiaramente collaborare con lealtà l'una nei confronti dell'altra e chiaramente si può arrivare ad un accordo o meno, questo è ovvio comunque, quindi in un periodo che va da, cause, denunce, sì, da 30 che... giorni a 3 mesi. Obiettivamente, dico la verità, ultimamente se ne stanno anche facendo già abbastanza, perché non è da molto che è stato introdotto, quindi è una materia un po' nuova per tutti. Sì. Ma questo lo propone l'avvocato, quando io vado... È obbligatorio, deve assolutamente dirlo al cliente. E se non lo dice? Ok. E se non lo dice è responsabilità professionale comunque alla fine sua, dell'avvocato. Si può recare una denuncia anche all'avvocato. Certamente. È obbligatoria, come ti ho detto, per tutte le cause dove si chiedono somme fino a 50.000 euro, quindi lì devi per forza farlo. È per quello che oggi ho pensato di parlarne, perché è un nuovo approccio alla risoluzione delle controversie che diventerà comunque alla fine abitudine. Certo. E quindi tutti dovranno comunque alla fine conoscere questa nuova modalità. Questa nuova modalità è più conveniente per l'avvocato o per il cliente dell'avvocato? Guarda, in questo caso qui, perché insomma, per cercare di capire... Io personalmente ti dico, guarda, quando mi si dice comunque alla fine che, hai presente il vecchio detto, causa che pende, causa che rende? Sì. È una gran boiata. Scusatemi la sincerità, perché... Perché un avvocato non si fa pagare per la lunghezza del processo, si fa pagare per le attività che svolge. Quindi se fai un'udienza oggi e la seconda la fai fra un anno, tu per un anno non solo non prendi niente, ma addirittura ti dimentichi tutto. Ed è brutto devi per l'avvocato... 10 volte per riprendere in mano la causa dopo e per il cliente. Pazzesco. Quindi il riuscire a chiudere le controversie prima di una causa che dura magari 5, 6, poi se vai in appello 10... È ovvio che è più vantaggioso per tutti e soprattutto per la società. Per la società. Perché nel momento in cui tu riesci ad avere giustizia immediatamente, a quel punto lì è evidente che tutti dovrebbero avere chiaramente paura di commettere errori. Perché oggi chi ha vantaggio della lunghezza dei processi? Sì. Esclusivamente colui che pecca, colui che ha torto. Che ha torto perché li lascia andare, aspetta la prescrizione, aspetta tutto quello che... Quello magari per l'imperato, ma anche per il civile comunque. Okay. Chi ha torto, cioè chi deve pagare, dice che mi faccia causa, andiamo avanti comunque degli anni. Ma Marco, un'altra curiosità, se questo accordo di negoziazione assistita non si trova un accordo tra le parti, come si procede in quel chiaramente caso? Chiaramente può essere, questa è una grossa pecca secondo me invece della normativa, perché dice se non si trova l'accordo, ok, potete iniziare la causa, però il punto qual è, che per me invece è veramente una cosa bruttissima, è che comunque c'è e rimarrà la segretezza di tutte le trattative comunque svolte in questo accordo. E questo è sbagliato, secondo me. E sai perché? Perché comunque alla fine, se uno fa una proposta sensata che non viene accolta dalla controparte, come potrà mai saperlo il giudice? Certo. Non lo potrà mai sapere. E quindi che senso ha a quel punto lì essere sensati o fare delle proposte sensate?
Nulla. Perché? Perché c'è la segretezza degli atti. Quindi a meno che gli avvocati non si mettono d'accordo per disciplinare comunque negli accordi di negoziazione anche la possibilità di esibire gli atti, certo, di negoziazione con le proposte fatte, è evidente che comunque anche in questo caso chi vuol perdere tempo e non raggiungere l'accordo avrà ragione. Sarebbe sicuramente più semplice. Io, no? Esatto. Lo adoro questo avvocato perché è veramente strepitoso. È Marco, chiaro, io preciso. Grazie, preciso. Grazie, guarda, è una grazie. Dialettica strepitosa. Un po' di latinum? Res inter alios judicata, tertio neque nocet, neque prodest. E io molto prodest, io sono sincero, te lo dico, io molto neque prodest, hai capito? E anche latino. Marco, grazie mille, grazie, noi Marco, ci rivediamo, davvero, speriamo la prossima sempre, settimana. Sempre, grazie a voi, grazie. Grazie intanto. Mille di essere buona qua, serata, di darci queste belle chi informazioni. Chi c'è Maurizio legali. Adesso? Chi c'è? C'è il nostro Medardo che sta andando avanti il nostro no, non calligrafo, amanuense, ma non mi viene sta parola Medardo, amanuense più forte di me. Amanuense è una parola che non si dice mai. Allora le parole che non si ripetono mai, a volte anche fatica. Ma lei quando ha conosciuto il Papa? Lei l'ha conosciuto, ha consegnato la pergamena al Papa, vero? Abbiamo la foto qua, posso mettermi qua dietro? Perché lei qua lavora, scriva tutto quanto quello che è. Dov'è? Qua, ecco, qua la foto con Papa Wojtyla, allora, il mitico Wojtyla. Guarda che bello, allora, guarda che meraviglia. Allora, guarda che sciccheria. Noi abbiamo un personaggio qui, noi abbiamo un personaggio della nostra terra, della nostra Emilia Romagna, della nostra Romagna. Allora, è vero? Il 10 settembre del 1991 io ero a casa sua, non in Vaticano. Non in Vaticano. A casa sua. Ottimo. E rimasi 2 ore e mezzo assieme a lui. Non 2 minuti, 2 ore e mezzo. Voi due? Ma di cosa avete parlato? Noi due, perché eravamo un gruppo di 20 persone, però erano tutti dirigenti, però mi fecero consegnare la pergamena mai. E quindi... Quando lui mi chiese, questo è il bello, quando mi chiese da dove vieni figliuolo, io dico dalla Romagna, e lui saltellava Romagna mia, e io mi sono accorto che saltellavo con lui. Veramente? Due ore, una cosa eccezionale. Allora, 24 anni fa ormai, perché quando siamo a settembre, quindi allora io fui abbracciato da un papa. Poi a distanza di 23 anni, quando nel 2014, il 27 aprile, è stato fatto santo, io sono stato abbracciato da un santo, non più da un papa, ma da un santo. Che meraviglia. Perché è San Giovanni Paolo II. Secondo. Lei ha avuto un onore. E sono momenti che finché siamo qui, però essere lì davanti a un papa, 2 ore e mezzo, perché prima mi sono preso tutta quanta la messa detta dal papa e ho un sacco di fotografie, e quando poi l'ho incontrato, che mi mette la mano, aveva 4 fotografi con 2 macchine, che era come essere in un ragazzo, tutti lampeggi, e man mano che finivano la macchina, il rulino, la passavano dietro, che pronti, c'era uno cambiare, che gli dava la macchina, una cosa, che poi sono chiamate, perché un papa non si ferma per 20 persone, ma erano chiamate udienze speciali private. Che bello. Oh, che ricordi. Medardo, lasciamo continuare. Sì. Grazie per tutto quello che sta portando in giro per il mondo. Sì. Veramente. Complimenti, no, perché complimenti le mie pergamene vanno in tutto il mondo, scritte in tutte le lingue. Pensate, vanno persino in Giappone, perché persino la Fiat Itachi mi ha commissionato una pergamena da mandare in Giappone a un ingegnere giapponese che di cognome fa Kimura. È una cosa, Kimura è un... Dopo le chiederò una cosa mia personale. Beh, Medardo, bene. grazie mille, ma che meraviglia. Ho visto bei personaggi che abbiamo qui vicino a noi. Ha conosciuto veramente incredibile il nostro personaggi Medardo. Personaggi importantissimi. E addirittura pergamene lasciate al Presidente della Repubblica, amato da tutti, Sandro Pertini. Insomma, quindi comunque insomma veramente ha portato la sua arte, il suo dono, e soprattutto la nostra Romagna, possiamo dirlo, in giro per il mondo. Vero. Come in giro per il mondo, fra un po' andranno le nostre sagre. Noi la settimana scorsa abbiamo presentato un'associazione turistica delle sagre dintorni, di cui il presidente Loris Cantabriga, sì, che è qua questa Buonasera. Sera un'altra volta con noi. Buonasera Loris. Lei sta facendo un lavoro straordinario, perché lei e la sua associazione andate in giro, promuovete le sagre, promuovete la cultura popolare, le tradizioni, è una cosa strepitosa. Io amo le sagre e amo soprattutto chi naturalmente si prende a cuore la realizzazione di queste sagre meravigliose, perché insomma
È un le tradizioni sono da portare avanti, sì, vero Loris? Io vi ringrazio per quello che abbiamo fatto e volevo mettere in risalto che questo lo facciamo perché abbiamo una passione sana, genuina di tutte queste persone che si impegnano per le loro comunità ad organizzare queste manifestazioni, che sono manifestazioni poi nate proprio dal fatto che negli anni 60 o quant'altro c'era la migrazione delle persone verso le grandi città. Quelle che rimanevano si trovavano in poche anime e di conseguenza nei periodi estivi, che c'era una parte del ritorno per le ferie o diciamo nei periodi particolari dell'anno, c'era il ritorno di questi emigrati perché sentivano ancora il desiderio. E sono nate tante di queste iniziative. Poi dopo, come tutte le cose, sono cresciute, sono diventate grandi e stanno facendo un bellissimo lavoro. Ecco, voi siete stati veramente bravi perché vi state sempre più organizzando. Io so che voi facciamo avete preparato vedere, esatto. questo calendario, questo qui è il 2014, ma è imminente l'uscita poi quella del 2015, qui, vero? Loris, ci sono tutti gli eventi che praticamente avete organizzato nell'anno, allora, giusto? Bravissima. Ci sono tutti gli eventi organizzati dalle associazioni che fanno parte all'associazione Sagre e Dintorni, dove nella prima parte ci sono indicati i giorni e il mese dell'anno, tutti i giorni, con il nome della località, il nome della sagra e un numero di telefono come referente, sì, in caso che uno debba voglia chiedere informazioni e quant'altro. La seconda parte del libretto, quindi già questa un po' più avanti. Esatto. Nella seconda parte abbiamo in ordine alfabetico il menu delle varie sagre che compaiono lì. E questo stuzzica, un po' più avanti. Ancora un po' più avanti. Eccolo qua. E no, questo? No, un po' più avanti. Ancora. Tu tendi a stare un po' più indietro, invece di andare un po' più avanti. Eccolo, allora bisogna andare verso centro lì. Fine. Guarda dove. Esatto. Guarda, quello è il menu, questo è il menu, vedete, che si può assaggiare andando a queste sarà un caso, ma ha girato la pagina la sagra della patata. Sarà subito presa la sagra della patata, che è gemellata con la sagra del pisello che fanno a Roccofreddo, esatto, vero? Ma sarebbe stato più opportuno che l'avessi aperta tu. Mi piace di più la sagra del tartufo del bosco, però. Perfetto, quindi benissimo. Andrò ma lì. Andrei, ci sono... Tu vai in quella della patata e perfetto, io sì, ogni tanto, ancora mi diletto, battute a parte. Ecco, tra l'altro vi state organizzando, dicevo, con un prossimo calendario nel 2015, e che uscirà ai primi del mese di maggio, in credo, occasione del Salone Nazionale Sagre Mise. Perfetto. Uscirà, come tutti gli anni, la prima sfornata di questi calendari che poi verranno distribuiti durante l'anno fino ad esaurimento nell'ambito anche delle varie sagre. Tra l'altro li esauriti in pochissimo tempo, pensa, 90.000 copie, 90.000 copie di stampa, me ne parlava prima Loris, e poi bruciati in poco tempo. Compare anche sul sito, qualcuno lo può scaricare nell'ambito del sito. Ecco, e tra breve, a pochissimo diciamo, l'applicazione per i telefonini. Esatto. Comodissima, vero? Possiamo già anticiparla? Diamo questa comodissima, non lo so, perché io faccio parte di una generazione che ha un rimpianto grandissimo. Che lei dice l'applicazione è ancora una cosa, Purtroppo oggi i giovani guardano tutto sul telefonino, sull'Android. Ma infatti quindi noi stiamo dando un servizio anche ai giovani, perché il mondo delle sagre è nato, diciamo, per la gente povera, per la gente non tanto ricca e di una certa età. Pian piano, col passare degli anni, la manifestazione è cresciuta, ma non solo nel suo insieme, ma anche come frequentazione. Cioè adesso, nell'ambito delle sagre, abbiamo tantissimi professionisti, tantissime persone, anche di un certo livello culturale, e tantissimi giovani. È fondamentale per portare avanti le tradizioni. Se non ci sono i giovani, dovete coinvolgere i giovani, questo è fondamentale. Noi ci cerchiamo poi, di farlo. Tante volte, no? Sei a casa la domenica, non sai dove andare a fare un giro. Guardi sull'app, c'è la sagra X, sai che c'è e vai, no? Tra l'altro scaricabile col QR code, mi diceva che giustamente è una cosa anche quella che i giovani si dilettano molto. Però vediamo anche con il libretto, tante volte uno che può farci caso o notare, nell'ambito dell'attesa per entrare, perché tante volte bisogna attendere dei tempi anche abbastanza lunghi, o il dopo cena, si vedono le compagnie di persone di una certa età, di giovani e quant'altro, che c'è sempre la persona che prende fuori questo libretto e dice dove andiamo sabato o domenica. Che bello. Allora, guardando lì trovano
Sarebbe bello creare proprio una community dei popolo delle sagre. È che vero. Ne dici? Anche sì. Il Facebook di tutte. Potremmo creare una community, la potremmo fare noi. Della sagra. Che ne dice Loris? La facciamo? Sì, il problema è che le sagre in tutta Italia ce ne sono circa 35.000. Ce la facciamo qui nelle nostre la facciamo nostra da DTV, internet. Iniziamo da qui. Ce la facciamo qua vicino in casa. Loris, guardi, noi la ringraziamo, esatto. Vero Frida? Ultima cosa, sì, l'ingresso è gratuito, eccola. Costa? Allora, è una taccagna d'altra parte, non può sapere. L'ingresso è a pagamento, sono 10 euro con il biglietto ridotto scaricabile dal sito internet e dai giornali o anche da questi pieghevoli, però all'interno tutti gli assaggi sono gratuiti. Adesso, quanti assaggi sono? Prima l'abbiamo abbiamo visto. Circa un centinaio di sagre, sono io sui dico, 300? Esatto, sono 300.000 assaggi, cioè Maurizio. Esatto. Io porto sempre un esempio. Io non torno più, anzi, diventi parte del tortellino. Rotolando, perché torno, no, ma... Porto un esempio lampante che è quello del tortellino. Due tortellini a testa ogni sagra sarebbero circa 200 tortellini, che sono 10 piatti abbondanti. Mamma perché mia. In un piatto 20 tortellini insomma fanno bene. Allora ci diamo appuntamento alle agli eventi, salone. Al salone delle sagre, delle manifestazioni. Ci diamo appuntamento in tutte le varie sagre della nostra amata Emilia Romagna, non grazie solo. A voi, vi aspetto tutti al Salone Nazionale, non mancheremo, ecco. Lei sicuramente ci sarà alla sagra del tortellino. Esatto. Voglio chiudere con un detto di una persona, vostro collega, che promuoveva un'attività commerciale dicendo provare per credere. Provare per credere, benissimo. Noi proveremo sicuramente, sai cosa facciamo? Adesso proviamo a lanciare qualche minutino di pubblicità e noi ci vediamo subito dopo, sempre qua con Storie e a dopo. Eccoci qua, amici di Storie, di nuovo dopo questo piccolissimo momento dedicato alla pubblicità. Io mi ritrovo qua vicino alla nostra Frida con due belle penne in mano. Eh sì, ti vedo, Maurizio. Hai visto che belle penne? Penne di non so quale uccello, naturalmente. Adesso ridi. Rido perché il fuori ridi? Onda è sempre un po' traumatico. No, per te, naturalmente. No, c'è un motivo. Perché io questa sera voglio comunque col nostro amico Medardo, che è il nostro amico che sta scrivendo con questo gotico antico, il vero gotico antico, e raccontare un pochino quella che è la storia, diciamo, dell'evoluzione della penna, esatto. Naturalmente dalla penna, come era proprio quella all'epoca, non so di quale periodo parliamo, e voglio avvicinarmi qua al nostro amico Medardo, sono qua, che l'ho anticipata un pochettino, devo parlare un po' forte con Medardo, lui scrive bene ma sento un po' peggio. Medardo, aveva detto che parliamo della storia, dell'evoluzione della penna, no? Della penna... Come si scriveva all'epoca, di quanti anni parliamo qui? Allora, con la penna d'oca si è scritto fino al 1876. Perfetto. Perché nel 1876 fu inventato il pennino metallico. Ferma lì. Penna che io non sapevo, quindi lo diciamo anche magari chi ci segue da casa, esiste la penna d'oca per i mancini e per i destri, sì. Vero? Allora, questa è per i mancini. Perché... è la terza penna dell'ala destra per i mancini, perché ha la curvatura in fuori. Perfetto. Questa qua invece è la penna, sempre la terza penna dell'ala sinistra. Perché è sempre la terza che bisogna sempre prendere? Sempre la terza penna. Perché? Perché è la più lunga. Ah. E quando noi andiamo a scrivere, ogni tanto bisogna filarla. Okay. E quindi se noi prendiamo quella più corta, dopo un po' finiamo. Si finisce, invece quindi... qui noi abbiamo questo calm fino qui, perché dopo si divide, l'arachide, e quindi non scrive più. Medardo, e allora la usa ancora? Qui cosa facciamo? No, Medardo scrive solo, non la usa più. Scrive ancora lei con la penna. Questo qui si vede che le usate. Questo è no? D'inchiostro, è vero. Le usate. E poi dopo, però, c'è un altro fatto ancora che noi diciamo. Perché la penna d'oca, cioè non è che uno dice prendo la penna e scrivo. E no. Intanto devi sapere al momento in cui deve stare la penna. Allora devi stare la penna quando il volatile è fecondo, che fa gli uova. Fa le uova. È complicatissimo scrivere. E quindi è il momento che ha tutta la sua
potenza ossea e non si piega. Poi dopo devi metterla sotto alla cenere. Anche la penna dell'oca si piega, hai capito? Quindi bisogna devi metterla sotto la cenere che si deve degrassare, perché se uno la estrae ha tutta la gelatina, tutto il grasso, non trattiene l'inchiostro. Allora devi mettere sotto la cenere a 20 gradi e si degrassa. Poi dopo, perché che funzioni bene, dovrebbe avere un anno di invecchiamento. Questa è per la penna d'oca. Poi dopo abbiamo la penna di tacchino, la penna di fagiano, la penna di aquile, che servono per delle determinate scritture, per mano pesante, per scritture più semplici o meno semplici, eccetera. Tutta una storia. Io sto confrontando i periodi, le epoche, Medardo. Perché io immagino, adesso un ragazzino dice, mamma, vado in cartoleria a prendere una penna. Va in cartoleria, 10 minuti a casa, c'ha già la penna. Mamma, nel 1800, vado a prendere una penna, iniziai a scrivere dopo un anno. Prendi l'oca, conta la testa, guarda se è fecondo, mettilo sotto la cena, lascia in un anno. Allora, c'erano gli olandesi che facevano questo lavoro qui e facevano il loro scatolo di 25 penne già temprane e le mandavano in tutto il mondo. Non è che uno in casa, il casalingo... Come carioca adesso praticamente, quindi, 36 colori e le cose allora, 24 penne. Succede che gli olandesi facevano questo lavoro. Come si passa dalla penna al pennino? Poi dopo... Allora, nel 1876, ecco che qui c'è l'enigma, perché fino al 1876 l'uomo ha sempre scritto e sempre lavorato di destra e di sinistra. Inventando il pennino metallico, per esempio questo qui, così puntato, il mancino non poteva scrivere, perché noi scriviamo da sinistra a destra e il destro si tira la calligrafia. Il mancino va in qua, cioè deve spingere sul pennino e punta e non va avanti. Ecco che nasce il problema. Il potere. Avevano inventato anche il pennino per i mancini, però non c'era produzione, non c'era guadagno, e allora il mancino, gli leghiamo la mano dietro alla schiena, lo mettiamo col formentone sotto il ginocchio ed è un satanatico. Allora, per 64 anni il mancino ha avuto le penne, si è salvato con il povero Cristo di Biro, morto nel 1985 a Buenos Aires, in miseria, inventore della Biro. Penna spera. Ma come faceva il mancino a scrivere con l'inchiostro? Perché poi cancellava mentre ci passava sopra. Non poteva scrivere, gli avevano vietato, dicevano che era un satanatico, tutta quella storia lì. E allora cosa succede? Che dopo, allora, nel 1884, 131 anni fa fu inventata la penna stilografica, la Waterman, però chi si poteva permettere a quell'epoca una Waterman? Allora questa di che anno è? Recente o è vecchia questa? No, questa qui è sempre una Waterman, però è sempre una Waterman, che scrive benissimo. Medardo, torno da lei dopo, la lascio continuare, le lascio la penna, non la porto dietro la nostra penna, prendo la cartelletta però... Quante cose sulle penne, hai visto? C'è un mondo dietro le penne. Abbiamo passato veramente visto? Un periodo storico lunghissimo. Insomma, chi va con la destra, chi va con la sinistra, insomma, visto tutte queste cose, abbiamo imparato anche questa sera. Grazie a Medardo. E niente, siamo qui. Un altro ospite ormai. Con la nostra cara amica. Cara amica Paola, che ormai è ospite fissa. Noi siamo felicissimi di averti qua, Paola, perché tutte le sere veramente ci allieti veramente di cose belle e soprattutto spiegate in maniera deliziosa. Ricordiamo sempre a casa della casa del Museo Raffaele Bendandi di Forlì. Per chi non lo sapesse, per chi non lo sapesse, perdonata. Conoscendola la perdoniamo, dicala. No, anzi, così mi ha dato la possibilità. Rimarcando sul fatto, lei ha detto fuori, io ho rimarcato Faenza. C'è sempre l'aspetto positivo. Di che cosa parliamo, Paola? Allora, stasera io direi di parlare di un evento che si verificherà a Faenza e che è stato pubblicato adesso come brochure, dove ci sono tutti gli eventi che vanno a coinvolgere la settimana scientifica. La settimana scientifica è la parola settimana, sta a indicare un periodo abbastanza breve, però dato che gli eventi sono tanti, occuperà poi un periodo di quasi 2 mesi. Ad ogni modo, la data ufficiale di inizio di questo evento è l'11 aprile. Quindi avremo pochi giorni, tra pochissimi giorni. Avremo tante occasioni di parlare di eventi differenziati. Ad ogni modo, sicuramente uno dei temi che è stato un po' privilegiato in questo settore è sia l'energia
che l'alimentazione. Che d'altra l'alimentazione, parte, quest'anno insomma in Italia abbiamo... Abbiamo Expo. Speriamo di averlo. Speriamo. Speriamo di avere l'Expo. Insomma, se... Diciamo che ci faremo. Stanno organizzando un sacco di eventi intorno a Expo. Intorno a Expo. A Expo dopo... forse sarebbe meglio che organizzassero anche qualcosa dentro. Se... Speriamo. Però insomma diciamo che su quel tema si stanno sviluppando delle attività simpatiche. Adesso per esempio il Liceo Torricelli ha fatto un evento abbastanza significativo che coinvolge i giovani sul problema dell'alimentazione, quindi chiedere soprattutto ai ragazzi di dare delle idee su quello che può essere il futuro legato all'alimentazione, soprattutto il problema della fame, tanti problemi e soprattutto anche il problema dell'obesità, perché comunque si continua a dire perché... Un po' la vita sedentaria, un po' il tipo di alimentazione legato a sicuramente a poca attenzione. Un po' l'educazione dei genitori anche. Sì, ma anche e soprattutto tutti gli strumenti diciamo di cui adesso godono i giovani, parliamoci chiaramente, smartphone, iPad, via scorrendo, grazie al mondo internet. Però tendenzialmente tendono a farti rimanere seduto e quindi quello che era l'attività fisica che si faceva una volta, che era molto più vivace, adesso delle volte... vai negli ambulatori, vai in diversi posti, sono vedi tutte queste persone seduti, che sono tutte, ormai anche la comunicazione diretta è ridotta rispetto perde, a quella certo. che è la comunicazione, eventualmente tutta questa gente parla su Facebook, si comunica attraverso degli SMS. Parlare è una parola grossa, noi stiamo parlando. Ecco, quindi. Ma loro intendono il parlare questo, comunicare in questo che modo. Trovi anche tante volte su internet comunque dei consigli anche che diciamo che non sono sempre poi corretti, no? Perché comunque ci sono tanti forum dove la gente si esprime e dice la sua, ma poi non è vero che sia la risposta più giusta o adeguata non è la in merito, esatto, in merito all'argomento che uno vuole. In realtà non sai mai di preciso da chi arriva questa risposta, quindi infatti. Uno la può fare. Uno sposa quella a cui si avvicina di più, quindi sostanzialmente non si ha mai una risposta, ma ti identifichi in una risposta che magari è di un... È quella che ti va meglio. Che ti va meglio, ti fa comodo, quindi credi che la verità sia quella, quella insomma un dramma. Paola, ma mi riferivo, tipo... scusami, all'educazione dei genitori, perché secondo me è fondamentale, perché il ragazzino che vive la sua giornata sullo smartphone, su Facebook, su tutto, credo che se il genitore fosse un pochino più attento e un pochino più insomma responsabile del ruolo del genitore, forse potrebbe anche ogni tanto dire, ma scusa, parliamo un attimo e metti via quel telefonino, perché insomma, so che fa comodo ai genitori che il figlio stia perso con... Poi, sai cosa, credo. Forse la cosa che può far pensare molto è che questi bambini l'hanno sempre prima, questi strumenti fra le mani, infatti, perché vero. Ormai cellulare, iPad, cioè... Proprio anche i bambini piccoli ormai, ragazzini è quasi di un vanto dei sei genitori anni, dire che i propri figli lavorano bene sull'iPad, che si muovono come se fossero già... E pensare che è un dramma, stanno creando un piccolo mostro. Insomma, No, diciamo che ci sono tante cose belle che potrebbero sicuramente interessare e formare anche di più che invece... Che vengono sottovalutate. Cioè, gli strumenti che ci sono bellissimi, perché nessuno nega la validità di questi strumenti. Fondamentali, la tecnologia è l'uso che se ne fa, esatto. Che deve essere ecco, controllato. Dopo si tratterebbe di condizionare. Io infatti avevo anche una curiosità in merito. Quando organizzate questi tipi di, insomma, di incontri, comunque di, diciamo anche di comunicazioni reali, che tipo di riscontro c'è dai giovani? Dai giovani, diciamo, per esempio, negli eventi che si fanno, nelle conferenze che facciamo, così... dipende dal tema. Io direi che fondamentalmente la loro partecipazione è legata molto al tema. Okay. Io per esempio l'evento che organizziamo l'11 maggio, quindi abbiamo ancora tanto tempo davanti, ed è legato sempre a Expo Milano, che è un progetto che riguarda l'alimentazione all'epoca di Bendandi, quindi parliamo dei primi del Novecento, quindi quella che si poteva definire la cucina povera di Romagna. Lì ci sarà Roberto che ci farà la conferenza e ci spiegherà che cos'era, appunto mi ha raccontato in anteprima alcune cose che veramente Robertone della Baita, della Olivieri, Baita. Quello della Baita di Faenza, che è un perché lui ha conosciuto benissimo, vero? Sì esatto, e ha conosciuto benissimo Raffaele Bendandi e quindi bene, sa anche i suoi gusti, sapeva vero, quello che prediligeva, quello che voleva mangiare. E la cosa bella è che dopo abbiamo individuato una ricetta tipica dell'epoca che sono i passatelli e dopo lui farà quello che potremmo dire uno show, quello uno che show. Usa molto adesso in televisione, uno show su culinario. Come si preparano i passatelli.
li cuocerà e quindi ci sarà una degustazione. Quindi in quell'occasione andiamo, in genere dovremo l'appuntamento. Esatto, l'appuntamento l'11 maggio. L'11 maggio verso le 7:30, proprio l'ora di cena. Alle 6:15 siamo lì. Paola, vuoi ricordare a casa i contatti anche? Sì, certo, i contatti sono soprattutto legati al sito che noi abbiamo, che è www.osservatoriobendandi.it. Poi le mail, che è sempre osservatoriobendandi@virgilio.it, e il cellulare di riferimento, che ha una bella serie di 833-881-88688. Beh, proprio 88 è il segno dell'infinito, no? Quindi esatto. Si addice veramente all'osservatorio, quindi tutti questi 8 naturalmente. Ti porta esattamente porta quelle fortuna, che sono le caratteristiche dell'osservatorio. Bene, Paola. Paola, arrivederci alla prossima settimana. Grazie mille. Ti vogliamo, come sempre, per farti sempre qualcosa di curioso da presentare a chi ci segue da casa. Sì, grazie mille. E grazie ancora di essere stata qua con noi questa serata. Grazie mille. Grazie a voi. Paola, Frida, vuoi andare tu a vedere cosa fa il nostro amico Medardo? Il nostro Medardo Amanuense. Senti, parla forte. Attenta a tutte quelle penne che vanno a destra e a sinistra, che non so mai che... Medardo, come procede? Tutto bene? Tutto bene, io quando sono con il mio armamento naturalmente artistico, perché degli armamenti, vado benissimo. Complimenti a voi. Beh, complimenti a lei. Siete bravi, conduttori, le sue osservazioni... Di Maurizio mi ha fatto molto piacere. Bene, possiamo far vedere a casa il lavoro che ha fatto anticipando il nostro ospite, cosa ne dice? Facciamo vedere a casa. Guarda Maurizio, qui c'è, so se si vede, Emanuela Spadon. Emanuela Spadon, mi dice indovina qualche chi cosa. È? Non ti ricordi questo nome? Mi dice vagamente qualche cosa, mi ricordo una presenza femminile, bionda, bella, bionda, con una voce straordinaria e soprattutto perché ce l'ho qui di fianco a me. Ciao Manuela, bentornata. Ciao a bentornata, grazie, bentornata. Grazie. Frida, ti aspettiamo qua vicino guarda, a nostra Manuela. Guarda, faccio vedere anche l'ultima cosa, sì. Ha fatto anche DTV. Ah, bellissimo. Così siamo felici e contenti e lo teniamo. Grazie. Grazie Medardo. Sono ricordi. Grazie davvero. Grazie mille, ricordi veramente... Buonasera Emanuela. Buonasera e grazie per il pensiero. Per il pensiero, è un bel ricordo perché veramente il nostro Medardo è un personaggio che ha avuto la fortuna veramente di portare la sua arte in tutto il mondo, possiamo dire veramente da tutti. Ed è veramente un'arte, Maurizio, sì. Sembra che abbia degli stampini e quando lo vedi che scrive con... Questo tratto proprio gotico è bellissimo. Lo diciamo perché forse da casa non si è visto, naturalmente. Abbiamo fatto fare a Medardo praticamente due scritte uguali. Sì. E la cosa che lui aspettava era il fatto di notare proprio che sembravano stampate, perché comunque avevano la stessa distanza dall'inizio alla fine. È vero. Scritte a mano, naturalmente. E io notando quelli, infatti lui mi ha detto ringrazio per aver notato il particolare, perché insomma veramente ha scritto a mano, vedere la precisione. Dei prestampati invece prestampati. Non lo sono. Sì, veramente. Ma parliamo della nostra Emanuela. Emanuela ha avuto un successo incredibile la settimana scorsa. Sì. Hanno sentito la tua canzone di Edith Piaf che non riproduce. Non ripronunci il titolo perché a parte non ricordo neanche. Te lo pronuncio io. Sì, dai, faccio. Je ne regrette rien. Je ne regrette rien. Mamma, come lo dice Emanuela, però non lo dice nessuno. Tu compris? Oui, je compris. Ok. Emanuela, niente, parliamo un pochino di te perché adesso hai creato curiosità, sei venuta qui, esatto. Come si dice, quatta quatta, in sordina e adesso stasera ti sei guadagnata ancora un pochino più di tempo perché vogliamo sapere qualcosina in più di te, della tua arte canora. Ripeto che io come professione faccio l'insegnante, sì. Però professione, come passione invece la cantante, i miei pezzi che avete sentito sono in francese, però canto anche in italiano, certo, ci dicevi. Certo, certo. Canzoni dei Mattia Bazzar, canzoni anche in inglese, Dionne Warwick, Céline Dion, e anche canzoni maschili, naturalmente cambiando la tonalità, certo. Però diventano quasi degli inediti, quindi... canzoni pop ma che spaziano un po' in tutti i generi. Tutto questo naturalmente grazie alla tua estensione vocale che ti permette di cambiare questo genere, vero? Mi dicevi un pochino prima, no? Quindi certo. Passare da canzoni maschili a canzoni di Mattia Bazzar che è totalmente diverso da magari alle canzoni francesi che si è fatto sentire certo. La scorsa settimana. Sì, perché la mia voce ha un vibrato particolare che è portato proprio, è adatto alle canzoni francesi, anche le canzoni di Aznavour e canzoni della Piaf, Mireille Mathieu. Però
ho anche la capacità di controllare, no? questo certo. vibrato, e quindi adattare la mia voce a canzoni molto più moderne. E l'estensione mi permette di fare canzoni come quelle dei Mattia Bazzar, che lì, Messaggio d'amore dedicato a te. Facciamo e anche vedere canzoni. A casa i due CD. Perché è possibile, di naturalmente. Insomma, giustamente una voce così ha. Poi c'è ha una differenza. Anche tra i due CD, no? Uno è un po' più, diciamo, un po' più pop, no? Un po' più vivo, e l'altro è un po' più tranquillo, più soft, più leggero. Sì, il secondo CD è anche molto più vario. Il secondo è questo? È questo, questo sì. Qua. Ok, dedicato questo, a Maria. Perché? Perché Maria era mia madre. Ah, la mamma, ok. Mia madre, perfetto, che è mancata qualche anno fa e che aveva una splendida voce, probabilmente io l'ho ereditata proprio da lei. E quindi è come se io, dopo la sua morte, avessi voluto dedicare proprio queste musiche dedicato a mia madre, proprio per ricordarla, perché è merito suo tutto sommato, certo, se io ho seguito direi. Questa passione. Ascoltami, qui, Emanuela, io ti farei subito, bellissimo anche scegliamo Maurizio, sì, hai un pezzo che hai già contenuto qua dentro, hai già preparato qualcosa tu, perché io, guarda, a vogliamo me sentire, sai cosa vogliamo ascoltarti. Io continuerei con il filone che è piaciuto tanto, il filone francese, no? Posso chiederne una che amo particolarmente? La Vie en Rose. Eccola là, la Vie en Rose. Va bene, possiamo fare questa? Ci abbiamo la Vie en Rose, ce l'abbiamo? Sì, riusciamo a fare la Vie en Rose. Sei preparata per questa? Sì, facciamo pure la Vie en Rose. Ti va bene? È una Volevi canzone che piace. No, è bellissima questa canzone, perché anche se è una canzone della Piaf degli anni 50, piace moltissimo anche a giovani. E poi è intonata i suoi pantaloni questa sera, perché è la Vie en Rose, naturalmente. Io amo questa canzone, non vedo l'ora di ascoltarla. Bene. Perfetto. Bene, allora, la nostra bravissima, prendi pure il microfono tranquillamente, Emanuela. Dal CD dedicato a Maria, perché è contenuta qui all'interno, esatto. La Vie en Rose. En Rose. Ecco. En Rose. Deux yeux qui fondent le mien. Elle qui se porte sans sa peau. Voilà le portrait sans retouche de l'homme à qui j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, de combien tous les jours. Et ça m'en fait quelque chose. Il me dit de mon amour, demander tous les jours, dont j'ai connu la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me le dit la journée pour la vie. D'amour à plus finir, un grand bonheur qui prend sa place, devant lui de chagrin sa face, heureux à mourir. Quand il me prend dans ses bras, il me prend de tout bas, je vois la vie en rose. Et ça m'en fait quelque chose. Il entre dans mon cœur une part de bonheur dont j'y connais la cause. C'est toi pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit la journée pour la vie. Que
je l'aperçois, alors je sens c'est moi, mon cœur qui bat. La 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 la. Bravissima, bravissima la nostra Emanuela, brava, brava, complimenti. Grazie. Emanuela, io ti ringrazio, noi ti ringraziamo veramente perché insomma una voce strepitosa, ci ha fatto veramente tantissimo piacere averti qua con noi. I CD lo possiamo tenere, vero? I CD. Ecco, lei è la solita che arraffa sempre tutto. È bravissima, li voglio. E chiudiamo veramente alla grande, chiudiamo alla grande con la nostra Emanuela, chiudiamo alla grande con il nostro Medardo. Medardo, Medardo, grazie. Ci salutiamo, saluta chi ci segue da casa. Oi, eccolo qua col suo saluto. E che dire, noi ci vediamo la prossima settimana sicuramente con altri ospiti strepitosi. Ore 19 di TV Storie. Storie e io e lei ci siamo naturalmente sempre, io e la nostra Frida e Emanuela. Grazie, Emanuela. Ciao a tutti, ciao, 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 ciao.